Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 12 maggio 2023, Santa Rossana, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiere. La nostra redazione, di cuore e con il cuore, a nome della collettività ostunese, rivolge a tutti gli infermieri, eroi silenziosi, un sentito abbraccio, unitamente al valore immenso di un grazie che vada oltre le mura del nostro ospedale e arrivi alle loro famiglie. Ultime intense e accese ore di campagna elettorale, si va verso la chiusura con i due candidati Antonella Palmisano e Angelo Pomes che insieme alle loro coalizioni hanno organizzato l'evento finale. Antonella Palmisano con il centro-destra sarà a partire dalle 20 in Villa Comunale, Angelo Pomes con il centro-sinistra sarà a partire anche qui dalle 20 in Piazza della Libertà. In entrambe le iniziative la cittadinanza è invitata. Nel pomeriggio invece alle 17.30 in Piazza della Libertà il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà ad Ostuni per incontrare i cittadini. A breve Ostuni è chiamata al voto. Cosa chiedono i giovani ostunesi al futuro sindaco? Diamo voce a chi voterà per la prima volta. Sono molto emozionata di poter votare per la prima volta e mi auguro che il nuovo sindaco miri al futuro della nostra città e al progredire della nostra città istituendo dei luoghi di ritrovo per noi ragazzi per poter parlare di idee riguardanti al progresso e al futuro. Da queste elezioni mi aspetto che il prossimo sindaco possa valorizzare comunque sia la zona industriale che comunque la zona artigianale proprio per favorire le varie industrie ostunesi perché comunque sono parte integrante e importante della nostra società. Tanti di noi dopo il liceo vanno via da Ostuni per poter studiare. Mi piacerebbe che il nuovo sindaco rendesse Ostuni una città di nuovo appetibile per i giovani, quindi ci invogliasse a tornare nel nostro territorio. È ovviamente un'emozione per noi giovani molto forte e la cosa che chiedo al sindaco, qualunque appunto egli sia, è di creare uno Ostuni più giovane, con più opportunità soprattutto a livello sportivo e anche più spazio per noi giovani all'interno dell'amministrazione. Per la prima volta domenica anch'io mi presenterò alle urne e potrò adempiere al mio dovere cittadino. Una richiesta per il futuro sindaco, spero che si batterà attivamente nella riapertura e nella creazione di nuovi luoghi di aggregazione e socializzazione per i giovani, come ad esempio la biblioteca comunale ormai chiusa da 3 anni. Organizzare nuovi aspetti artistici non solo nelle scuole ma anche in tutta la città. E sono molto felice di votare finalmente per la prima volta e mi auguro che il sindaco riesca a valorizzare maggiormente il nostro territorio, soprattutto in ambito turistico e una maggiore organizzazione per noi cittadini. Io mi auguro che il nuovo sindaco che sarà eletto possa guardare anche i piccoli problemi che ci sono in questa piccola città e favorire delle strutture per noi giovani. E al nuovo sindaco mi piacerebbe chiedere di valorizzare appieno le potenzialità di Ostuni, riappropriandoci anche degli ambienti come la Casa della Musica per riappassionarci delle arti o anche dei campi sportivi per poter sviluppare appieno il potenziale dei giovani, anche appassionati di sport. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha fatto tappa ad Ostuni ieri sera presso Palazzo Roma, a sostegno del candidato sindaco Antonella Palmisano. Il servizio. Io penso che Antonella Palmisano e le liste che la sostengono possano rappresentare la migliore opportunità che Ostuni ha davanti per trasformarsi, per diventare quello che merita, cioè una perla del Sud, una perla dell'Italia, una perla dell'Europa. Ieri presso il comitato di Angelo Pomes è stato ospite l'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane. Il servizio. Questa mattina a Ostuni, per un'iniziativa a sostegno di Angelo Pomes, che non è soltanto un ottimo professionista ma sarà anche un grande sindaco di questa città di cui io personalmente, il mio assessorato, avrà assolutamente necessità
di considerare all'interno della nuova programmazione, all'interno delle azioni legate al piano strategico per il turismo per la Puglia che stiamo portando avanti, e grazie, diciamo, a questa futura amministrazione, grazie al contributo e alla continua collaborazione che avremo con Angelo, potremo davvero scrivere una pagina nuova di questa perla della Puglia che rappresenta per noi un punto di riferimento assolutamente importante. Dicevo, un ottimo professionista, ma sarà anche un ottimo sindaco che riuscirà a dare una visione nuova a questa città con progettualità straordinarie che ci permetteranno di renderla ancora più unica e più orientata al futuro. Per questo siamo al sostegno con tutta la coalizione, con la lista, con i tanti sostenitori e con i cittadini che sicuramente confermeranno questa preferenza. Oggi si tiene la fase finale della prima edizione del concorso internazionale di teatro Scuola Tiziana Semerano. Due i licei giunti in finale per questa mattina, che questa mattina si esibiranno. L'iniziativa è promossa dal liceo Pepe Calamo e dall'Officina del Sole, guidata dal professor Alessandro Fiorella. Tre i premi che saranno assegnati da una giuria dedicata. Dalle 15 alle 18 si svolgerà presso il liceo Pepe Calamo, sezione classico, un laboratorio teatrale con l'attrice Sara Falanga. A seguire, alle 18, ci sarà la premiazione dei vincitori. Nel pomeriggio, alle 16.30, sulle frequenze di Radio Ostuni, sesto ed ultimo appuntamento con il programma realizzato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni, Il Sasso nello Stagno, tributo al grande maestro, pedagogista ed esperto di letteratura per l'infanzia Gianni Rodari. Ospiti della puntata Aurora, Lorenzo, Marco e Claudio. Libri e letture è il tema di questo sesto appuntamento. Nei nostri ospedali c'è bisogno di sangue ogni giorno. Il sangue serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze del pronto soccorso e per le trasfusioni continue. Oggi presso il nostro ospedale dalle 8.15 alle 10.30 è possibile donare sangue. La farmacia Dalò effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, cieli molto nuvolosi con ampi rasseneramenti dal tardo pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, temperature stazionarie, mare poco mosso. Citazione odierna. Siamo condannati a salire una scala senza mai raggiungerne l'ultimo gradino. Grazie per aver preferito la nostra informazione.